Buon pomeriggio dallo Stadio Comunale Nino Lobue, dove siamo pronti a raccontarvi la sesta giornata del campionato d'eccellenza Girone A. Il Gemini di mister Riccardo Chico affronta il raffadale di mister Gaetano Longo. Venezia, Scifo, buono il dialogo, Geraldi, il sinistro di Geraldi sul fondo. Allora di Caccamo, il suo cross, Montalbano di testa. Allora Cariota entra nell'area di rigore del Gemini, Cariota il tiro smorzato, Venezia la mette al centro, Galluzzo di testa, Barone. Faia, Geraldi, attenzione Cariota, il numero di Cariota, il sinistro alto sopra la traversa. Ancora di Caccamo per Romeo, Romeo, il cross di Romeo, Marino di testa, non riesce a imprimere la giusta forza. Galluzzo, Galluzzo nell'area di rigore, il tiro di Galluzzo, si oppone Barone. Lungo lancio e, come dicevamo, arriva il fischio da parte di Ruggero. Si chiude il primo tempo con il parziale di 0-0 qui allo Stadio Comunale Nino Lobue. Alla battuta del calcio piazzato c'è Di Donato. Va Di Donato, il cross di Di Donato teso, il Romeo, Romeo apre per Di Caccamo, controlla bene Di Caccamo, il tiro di Di Caccamo sopra la traversa. Calcio di punizione per il raffadale affidato a Geraldi, Scifo, il tiro sopra la traversa. Bacasisa sul primo palo, libera Carioto, poi Genese, prima attenzione, sopra la traversa. Il numero di Galluzzo che supera tre avversari, il tiro di Galluzzo, Barone. Mette a terra e serve Di Donato. Il cross di Donato, Romeo non riesce a deviare la palla. Con il sinistro sul primo palo esce Barone, poi Scifo, palla che si spegne sul fondo. Nuccio per Giuffrida, chiuso, c'è Di Caccamo che gode di una certa libertà. Di Caccamo, il tiro di Di Caccamo, Barbello, c'è Lo Bianco, buona l'iniziativa, Romeo di testa non riesce a concludere, poi Giuffrida alto, sbaglia il controllo Nuccio, ancora fallo laterale per San Giovanni Gemini. Proprio in questo istante arriva il triplice fischio, finisce al Comunale Nino Lobue 0-0. Ma in Giappone arriva il quinto risultato utile consecutivo per il Gemini, però non arriva la vittoria. Infatti al Nino Lobue sì, finora abbiamo fatto solo risultati positivi, abbiamo solamente vinto, questa l'abbiamo pareggiata con una squadra che finora ha subito solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore. Realmente dico, non è difficilissimo segnare una squadra come il Raffadali, perché si difende in 10 uomini e non viene bene neanche a giocare. Tra 7 giorni si va a Mazara, con quale spirito, con quale voglia? Con lo stesso spirito. Quest'anno c'è un'altra caratteristica, la squadra è veramente un gruppo e anche fuori casa abbiamo fatto risultati importanti e speriamo di continuare così. Caparbietà, grinta e carattere, sono queste le qualità della sua squadra o c'è anche qualcos'altro? Ma noi abbiamo visto anche sotto l'aspetto tecnico, quando ce l'ha concesso, nella situazione che il San Giovanni ce l'ha concesso, abbiamo visto che siamo andati in porta, diciamo, giocando la palla, e chiaramente sono stati bravi anche loro a chiuderci gli spazi, è stato bravo il portiere, ha fatto due ottimi interventi. Io del portiere di Barbello non mi ricordo che ha fatto, diciamo, a memoria, diciamo, degli interventi validi. Ripeto, per noi è un buon punto, potevamo osare di più il primo tempo, magari cercando di andare in vantaggio, però ripeto, è un buon punto e sono contento della prestazione di quello che abbiamo fatto qua. Ne pari, una partita, il Gemini ha pareggiato, una partita molto equilibrata. Sì, abbiamo incontrato una segnala squadra, questo dobbiamo dedicare con degli ottimi elementi. Purtroppo dal mio punto di vista abbiamo regalato un po' il primo tempo, non siamo entrati molto cattivi. Il secondo tempo abbiamo cercato di creare più palle gol, cercare gol, ma non ci siamo riusciti. Poi alla fine, gli ultimi 10 minuti, con il forcing finale, penso potevamo anche sbloccare la partita, ma è un pareggio che alla fine contro una signora squadra che muove la classifica.